In questo video tutorial presentiamo l'app di Media Library, MLOL Reader, e come leggere un ebook dai dispositivi mobili, come tablet o smartphone, sia con sistema operativo Android che iOS. Apri lo store del tuo dispositivo. Cerca MLOL Reader e scegli la nuova versione 2.0. Poi scarica. MLOL Reader è un'applicazione pensata per la lettura degli ebook di Media Library che, come da accordi con gli editori, vanno in prestito gratuito per 14 giorni, collegandoti con le credenziali che ti ha fornito la tua biblioteca. Serve anche per la lettura degli ebook a pagamento che puoi scaricare da altre piattaforme in internet. L'app MLOL Reader consente la lettura di ebook in formato EPUB e PDF, con o senza DRM Adobe. Ma procediamo con ordine e presentiamola anche a chi non ha mai utilizzato un'app di lettura. Apri MLOL Reader. Visualizzerai subito tre cataloghi: MLOL, MLOL Plus, MLOL Scuola. Scegli il catalogo MLOL per collegarti al catalogo delle biblioteche di pubblica lettura della rete bibliotecaria della Regione Toscana. Autenticati con le credenziali MLOL che hai chiesto in biblioteca. Digita username e password. Clicca dal menu in basso su Catalogo. Compare l'elenco degli ebook novità editoriali. Per consultare tutto il posseduto degli ebook, clicca su Tutti. Clicca sulla stringa di ricerca per cercare un titolo, un autore o una parola chiave. Per esempio, notte. Come vedi, come risposta ottieni molti risultati. Dal menu Filtro hai la possibilità di selezionare solo titoli disponibili ora, escludendo così i titoli attualmente in prestito ad altri utenti. Tra i risultati trovi dei bellissimi ebook per ragazzi come La spiaggia di notte di Elena Ferrante, o libri di narrativa di Amos Oz o Clara Sanchez, oppure saggistica e divulgazione scientifica. Clicca sulla copertina e poi sul tasto Scarica. Gli altri filtri disponibili per raffinare le ricerche sono novità, livello scolastico, editori, lingue e paesi e il filtro argomenti, che ti consente di fare la ricerca in base alle discipline arte, matematica, salute e così via, e puoi persino operare una scelta per libri illustrati o materiale didattico. Per scaricare l'ebook devi però collegare il dispositivo che usi ad un account Adobe Digital Edition, il software che gestisce i diritti d'autore e il prestito per 14 giorni. Clicca sulla rotellina delle impostazioni in basso e autorizzi il dispositivo, autenticandoti su Adobe. Scegli la lingua di lettura, italiano per valore di default. Scegli la lingua di traduzione. Torna al menu in basso e clicca sulla libreria. Clicca su Cloud, poi su Download ebook. Adesso visualizzi la copertina del libro che hai prescelto e cliccaci sopra per leggerlo. Uno dei vantaggi della lettura digitale sta nella possibilità di personalizzare la modalità di lettura. Con MLOL Reader è possibile farlo dal menu delle impostazioni di lettura a cui si accede toccando lo schermo una volta. Nella barra verde che compare in basso vedi le icone per modificare il carattere, la luminosità e lo sfondo. E la bacchetta magica, cioè una modalità di lettura semplificata che in automatico ingrandisce il carattere e migliora il contrasto dello schermo. Questa funzione è stata pensata per le persone con difficoltà visive. Invece, nella barra comparsa nella parte alta dello schermo, si accede alla ricerca per parola chiave all'interno dell'ebook. A fianco della lente, sempre nella barra in alto,
c'è l'icona del segnalibro. È sufficiente un tocco per poter poi tornare in un secondo momento alla stessa pagina in cui sei adesso. Oppure hai la possibilità di creare una nota, selezionando la frase di interesse con un tocco insistente. Puoi salvare la nota e condividerla con altre persone via mail, via messaggio o file di testo. Quando si seleziona il testo, di fianco all'icona Note, ne compare anche un'altra. È quella che consente di avviare la lettura tramite sintesi vocale della parte di testo evidenziata. In Account, infine, è possibile visualizzare i prestiti degli ebook al momento, la cronologia dei tuoi prestiti ed eventuali prenotazioni di titoli per i quali sei in lista d'attesa. In caso di problemi nell'uso dell'app, è possibile contattare l'help desk direttamente dall'app MLOL Reader, in Impostazioni, selezionando Aiuto e poi il tuo servizio email, oppure chiedi in biblioteca.